Ogni 2 secondi la popolazione mondiale cresce di 3 unità. 90 al minuto, 130.000 in un giorno. Siamo ormai più di 3 miliardi. Alla fine del secolo saremo 6.000 milioni. In attesa di questo tragico 2000, 2/3 della popolazione attuale già fanno parte di un esercito languido e sterminato, i sottoalimentati e gli affamati. Nei prossimi 10 anni assisteremo impotenti alla morte di 50 milioni di bambini. Pressate l'una contro l'altra, qui come in qualsiasi luogo lungo le coste del sud-est asiatico. Eppure a Hong Kong, o a Singapore, o a Seoul non accadeva nulla. Non accadrà nulla in India, nulla in Malesia, in Africa, tra le favelas di Rio, lungo le piste del nord-est brasiliano. Ma quanta gente oggi caput, caput su questo parallelo della disperazione. Le statistiche hanno fredde cifre, tacciono i nomi, tantomeno descrivono i volti. È vero. Uno dice Hiroshima e sono 200.000 morti, quei 200.000 morti. Auschwitz, Dachau, Belsen fanno 6 particolari milioni. Il secondo conflitto mondiale, in tutto 20 milioni di morti. Vedi, l'orrore già appartiene alla memoria. Ma da questo carnaio in là, per una stravolta geografia, avvengono oscure fini. Un giornaliero stillicidio di uomini, morti di pace. La geografia della fame è disegnata su altre carte, altri mappamondi, ma con precise latitudini e tristi avventure. Come migliaia di sampan si addensano in grappoli ai delta di quei fiumi umani, così le capitali della miseria hanno un loro ghetto dove, in breve spazio, sembrano concentrarsi tutti i sintomi di quella malattia, la fame, che fa tremare il gran corpo del mondo. Qui la morte non stupisce. Tutto è già preparato perché la si accetti nel gran disegno del fatalismo. La montagna della morte sovrasta il paese. Una sentenza pronunciata forse molti secoli fa dice ancora che i vecchi, giunta all'età di 60 anni, debbano lasciare la loro razione di cibo agli altri.